L'aggiornamento del sito di locatevia.it di oggi, martedì 11 ottobre 2016, viene proposto con una piccola informazione inerente l'elezione dei nuovi membri del Consiglio metropolitano di Milano, l'ex provincia di Milano. Allora, questo piccolo video intervento lo faccio come recuperando il ricordo in quanto ex dipendente della provincia di Milano. Quindi, come dice il figlio della Leopolda, che tra le sue riforme ha abolito le province, non ha abolito un bel niente, ha semplicemente cambiato il nome, fatto cambiare il nome, quindi si chiamano città metropolitane, eccetera. E sul sito di Città Metropolitana spiega in questo modo: il Consiglio Metropolitano è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo politico amministrativo della Città Metropolitana. Dura in carica 5 anni, a meno che non intervenga nel frattempo il rinnovo del Consiglio del Comune Capoluogo. È eletto a suffragio ristretto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. È composto dal sindaco metropolitano e da 24 consiglieri ed è convocato in seduta pubblica ai sensi dell'articolo 1. Le sedute sono pubbliche, ma il voto di chi è andato ad occupare la poltrona nella nuova città metropolitana, il voto a quei signori lì, i cittadini, non lo hanno dato, se lo sono dati fra di loro, appunto in quanto già appartenenti e facenti parte delle istituzioni locali, dei piccoli comuni, dunque della provincia di Milano sono 134 comuni. Quindi i sindaci e i consiglieri comunali. E niente. L'elezione si è svolta domenica 9 ottobre e nell'elezione a questo consiglio metropolitano merita di essere sottolineata che è stata eletta fra gli eletti l'ex sindaco di Locate, Arianna Censi, ex consigliere comunale anche del comune di Opera, di cui era residente, e alle ultime elezioni amministrative comunali della città di Milano è entrata anche come consigliera comunale di Milano. Mi piace sottolinearlo perché la ricordo ai tempi in cui ha amministrato il comune di Locate e l'impegno per salvaguardare quella che un tempo era la risorsa locale come fabbrica, come posto di lavoro, era stata quanto minima. Quindi la sua carriera in politica, pian pianino, nonostante alcuni mancati appuntamenti per altre candidature, tipo la regione, tipo il Parlamento, negli anni passati, pian pianino la sua carriera politica all'interno della casta sta avendo qualche bel risultato soddisfacente, perché è una bravissima politica con una dialettica eccezionale. E appunto mi piaceva sottolineare quest'ultimo piccolo particolare prima di farla troppo lunga, che Milano Metropolitana, che è il Partito Democratico, ha portato all'interno del Consiglio Metropolitano 14 rappresentanti, fra cui appunto Arianna Maria Censi. Il primo messo qui non è in ordine alfabetico, il primo degli eletti pare che sia Pietro Mezzi, ex sindaco di Melegnano e poi componente del consiglio provinciale, mentre le altre liste sono 1, 2, 3, 4. La città dei comuni, lista civica, ha preso un rappresentante, Insieme per la città metropolitana ne ha presi 6, Lega Nord, Lega Lombarda, Salvini ne ha presi 2, il Movimento 5 Stelle ne ha preso 1. Ma non sono stati i cittadini ad eleggere questi rappresentanti all'interno del Consiglio metropolitano, si sono eletti fra di loro. Questo così tanto per sottolinearlo, visto che stiamo parlando di riforme costituzionali, di cose eccezionali,
cose che riducono la partecipazione dei cittadini, e questo è soltanto un piccolo esempio. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it.